Come andiamo ragazzi, qui è Frozen che vi parla e benvenuti in questo nuovo episodio su Pokémon Let's Go Pikachu. Nell'episodio di oggi andremo ad affrontare l'ultimo capo palestra rimasto dell'intera regione di Kanto, quindi direi una bella domanda a tema. Tra tutti e gli 8 capi palestra che abbiamo affrontato, secondo voi qual è il più forte oggettivamente? Non parlo di livelli, ma parlo di tipo, parlo di squadra, parlo insomma di tutte queste cose che voi mi saprete sicuramente dire, dato che avete seguito questa serie. Nell'episodio di oggi quindi andiamo immediatamente a Smeraldopoli, che ironicamente è la prima città che abbiamo trovato, ed è soprattutto la prima città dove abbiamo trovato una palestra che però, ironia della sorte, ha voluto chiusa. Quindi, adesso, finalmente, Sol Kanubi con Pikachu. Andiamo immediatamente a Smeraldopoli per affrontare l'ultima sfida delle 8 totali che abbiamo dovuto affrontare per sbloccare quindi l'accesso alla Lega che andremo a affrontare nei prossimi episodi. Prima di ciò però controlliamo un attimo la squadra se è messa bene, mi sembra proprio di sì, è messa molto molto bene. Siamo pronti per avventurarci all'interno di tutto questo, per mettere la parola fine alla nostra avventura dal punto di vista delle palestre. Allora, se non mi ricordo male, per accedere alla palestra si va da qui. Ecco qua, c'è già Tonks, il nostro rivale. Perché la palestra è chiusa? Apriti sesamo! Niente, non ne vuole sapere. Vabbè, ci ho provato. Bah. Ah, Frozen, eri qui. Di qualcosa la prossima volta, fatti notare. Vorrei evitare di fare queste figuracce. Vabbè, dimmi piuttosto, tu quante medaglie hai? 7, come me. Ormai non ci resta da affrontare che la palestra di Smeraldopoli, solo che è chiusa. Forse possiamo chiedere informazioni a qualcuno. Ma chi potremmo chiedere? A quel vecchietto lì. Chiediamo lui. Che è? Io non ho la più valida idea. Già, non credo che quel signore sappia qualcosa. Pensiamoci un po' su. Al professor Oak? Sì, facciamo così. Andiamo da lui allora. Perfetto, andiamo immediatamente da Oak. Frozen, Tonks. Siete entrambi cresciuti moltissimo dall'ultima volta che vi ho visti. E siete capitati proprio al momento giusto. Voglio presentarvi una persona. Questo è mio nipote. Com'è che si chiama? Nonno, lo sai che questa battuta non fa ridere nessuno. E poi ci conosciamo già. Cioè, che cosa oscena. Ma come, davvero? Eh sì, nonno, sei arrivato tardi. Ma veniamo alle cose importanti. Frozen, Tonks, siete stati eccezionali. Cosa? Parlo del Team Rocket. Non avrei mai detto che il loro capo si trovasse proprio la Silp. E voi due gli avete dato proprio una bella lezione. A dir la verità è stato Frozen a sconfiggere Giovanni, io ho fatto ben poco. Non dire così, Tonks, sono sicuro che hai fatto del tuo meglio. Comunque sia, ho un regalo per voi due, per festeggiare il vostro successone. Pietra chiave. Oh, ma quelle sono delle pietre chiave. Sono pietre che rendono possibile il livello supremo di evoluzione, la mega evoluzione. E che cos'è? La mega evoluzione è un'evoluzione speciale che può avvenire una sola volta per lotta, a patto che l'allenatore abbia la pietra chiave e la mega pietra giusta. Durante la mega evoluzione, il Pokémon si potenzia al massimo per far vincere il proprio allenatore. Potremmo dire che sia l'espressione più grande del legame che c'è tra Pokémon e allenatore. E direi che è il caso di commemorare questo momento con una poesia. Due sono le pietre che uniscono i cuori e legano Pokémon e allenatori. La forza di uno diventa 1 milione, 2 pietre per la mega evoluzione. Che trash. È sparita la Pokéball. Ce n'era un'altra, è sparita. Comunque, ho anche delle mega pietre per voi due. So che riuscirete a usarle al meglio. Tenete. Venusaurite, Charizard X, Charizard Y e una Blastoise da blu. Volete sfidare la Lega, giusto? Queste pietre vi potranno sicuramente aiutare. Ok, ma siamo qua per la roba. A proposito, come mai siete tornati qui? Come? La palestra è sempre vuota? Che strano, più tardi andrò a darci un'occhiata allora. Ancora un piccolo sforzo. Ok, allora, dato che c'è questa cosa, questa possibilità, facciamo così. Andiamo, visto che non possiamo dare strumenti ai Pokémon, queste mega evoluzioni potranno essere fatte in modo diverso. Chi cos'è? Pika! Cosa è successo? Dove sta andando? Dove va? Cosa ha visto? Oh, un Pikachu! Cosa c'è? Vuoi sapere che sto facendo? Sto raccogliendo dei fiori. Sai, voglio farne un bel mazzo da regalare a una persona molto importante. Oh, Frozen, mi raccomando, che questa cosa rimanga un segreto fra noi. Ho appena sentito che il capo palestra è tornato. Andate a Smeraldopoli. Ok, cosa sto vedendo Pikachu? Cosa c'è? Perché è interessato a questi fiori? Non lo so. Non ne capisco il senso, vabbè. Comunque, Roller, dopo che hai finito di fare lo psicopatico,
Ti guarda con aria incuriosita. Mi hai guardato per tipo, boh, ore, ore e ore. E adesso sei incuriosito. Oh, vabbè. Comunque, il capo palestra è tornato. Andiamo a trovarlo, ma soprattutto a sfasciarlo. Ok, dovrebbe essere quassù, no? Perfetto. Muoviamoci. Così poi siamo liberi assolutamente di andare alla nostra carissima Lega Pokémon. Eccoci qua. Oh, eccola. È un po' simile alla vecchia edizione. Sì, è un po' simile. Qua ci dobbiamo sbattere, vero? No, non possiamo. Devo per forza affrontare questo. Va bene, affrontiamolo. La palestra di Smeraldopoli è rimasta chiusa per molto tempo, ma ora che il capo è tornato, sorgerà nuova vita. E vedrete un po' anche chi è il capo di questa palestra. Parte la sfida di Endymion. O Endymion. Endymion. Nidoking. Vi ricordo che questa palestra è di tipo terra. Quindi, come potete intuire, indovinate chi è primo. Indovinate il motivo. Esattamente, il motivo è esattamente quello. Fare malissimo ai Pokémon terra usando cascata. E non solo, ovviamente abbiamo anche tantissime altre mosse da poter usare. Però Gyarados primo, sono sicuro che possa fare decisamente più male ai Pokémon avversari. Mangia sogni. No, perché non ho insegnato ipnosi. Hitmonchan alla 46. Voleva imparare tempo fa contatore, ma gli abbiamo detto di no. Contatore o contrattacco? Mi pare sia fosse contrattacco. Ok, 1-2, 1-2. Ecco qua. Oh, guarda un po' chi c'è. Lo schiocco della mia frusta ti fa sobbalzare dalla paura, Chi glielo dice di no? Io? No? Ma guarda, ha un lecca lecca. Ed ecco qua un Nidorino. Mi avete mandato un Nidoking prima, adesso mi mandate un Nidorino. Certo che questa palestra è un po' bizzarra. Vabbè, finché si fanno livelli così facili facili, grazie a cascata, non ci possiamo di certo lamentare. Anche perché praticamente tutta la palestra la gestiremo con cascata. Come vi ho detto prima, anche altre mosse, però si fa per dire in fretta, cascata. Insomma, la sistemiamo in fretta grazie a cascata. Non avremo problemi di sorta. Ed ecco qua, maciniamolo immediatamente. Ok. Rhyhorn, mi dispiace tantissimo. Solitamente dico Rhyhorn, molto English. Rhyhorn, mi dispiace, ma sei debole 4 per la mia mossa, quindi... Forse che è anche normale che tu vada KO così in fretta. Il vero talento sta nello stile. Ma se lo dici tu, ci crediamo, insomma. Sei una bella allenatrice, ci sta. Proprio belli i vestiti dei fantallenatori. Ecco qua, Nidoqueen. Che bella, madò. L'abbiamo anche già vista in un'altra circostanza, ovvero contro Giovanni del Team Rocket. Ed è stata una bella comparsa, a mio parere. Un bel Pokémon, insomma, al suo perché. Ecco qua, cascata. Non è bastata. Troppo forte, tipo lotta, ma noi siamo anche volante, quindi... Tutte le statistiche di attacco e difesa... Le statistiche di attacco e di difesa scendono, quelle di Nidoqueen. Ma visto che non hanno le abilità i Pokémon in questo gioco, abusiamo del fatto che abbiamo Sgranocchio. Così non abbiamo pericolo di toccare Nidoqueen e di avvelenarci. Perfetto, abbiamo sconfitto anche questa allenatrice. Usiamo questo, dove ci porta... Giù. No, ci riporta all'inizio. No, che vergogna. Davanti a un allenatore. C'è anche una Pokéball. Ehi, cos'è? Ti manca il fiato? In realtà no. Se devo essere sincero, no. Però, se la vuoi pensare così, ci piace così. Dugtrio. Cio. Nell'anime. Cio. Quanto mi piaceva il verso di Dugtrio. Tra l'altro anche nel film di Pokémon conoscevano tantissimi Diglett che scappavano. Nel secondo film di Pokémon, se non mi ricordo male. Perché, insomma, c'erano delle varie catastrofi ambientali, vorrei ben vedere. Tutti i Pokémon erano spaventati, cambiavano, migravano, insomma, queste cose. E c'erano Dugtrio e i Diglett che scappavano via con la bicicletta del Pokémon... del Professor Oak. Cosa stavo dicendo? Del Pokémon Oak. Cos'è a caso? Eccolo qua, di nuovo Rhyhorn, che ansia. Abbiamo già usato 6 PP. Quindi stiamo un attimo attenti che non posso sprecare tutti prima di arrivare al capo palestra. Cioè, ma potrei sprecarli tutti, tanto abbiamo Elisire Etere a buttare. 330, perfetto. Nessuno è salito di livello, strano. No, vabbè, 330 è pochissimo arrivati a questi livelli. Da qua non si trovano strumenti in terra?
Eccoci qua. Allora, per settare la posizione dei nostri, insomma, degli allenatori, visto che alcuni non ci servono messi in quel modo, entriamo, usciamo, così la loro posizione adesso è resettata, se non mi ricordo male. Possiamo fare tranquillamente così. Allora, vediamo se... Ok, perfetto. Abbiamo azzeccato. In realtà la strada giusta era questa, bastava fare così. Però non diciamolo in giro. Non diciamolo in giro. Chris, domatore. Va benissimo, che manda in campo Sand Slash. Cattivo è sto Sand Slash. Gyarados, eccolo qua. Questa palestra in confronto a quella di Blaine ovviamente è molto più lunga, quindi tranquilli. Ecco qua, cascata. Probabilmente questo Sand Slash. Ah no, resiste, strano. Cosa ci farà? Lacerazione, critico? No, perfetto. Vediamo l'animazione di oltraggio che ancora non l'ho usata. No, sei serio? Dai, sei serio? Che sfiga. Vabbè, che gli possiamo dire? Niente. Vai, oltraggio. Eccolo qua. Ma standard. Mi aspettavo qualcosa di stiloso, tipo Drago Danza in quinta generazione, che era bellissima. Ed ecco qua, Chris domatore. T'ho domato. E siamo pronti per andare. Oh, eccolo lì. Guarda che bello che è. Ma poi è bellissimo questo, cos'è? Uno schermo bellissimo. Qua c'è frutta. Qua c'è Persian. Perfetto. Tutto molto molto bello. Eccoci qua. Guardalo che stile. Contento. Benvenuto nel mio rifugio segreto. Mi sto dando da fare per far tornare il Team Rocket ai fasti di un tempo. Ma mi sei capitato di nuovo fra i piedi, quindi non ho altra scelta. Stavolta ti darò la lezione che meriti. Preparati ad affrontare ancora una volta il più grande allenatore che ci sia. Preparati ad affrontare il grande Giovanni. O meglio, il grande Berlusconi. Perché su Striscia Notizia avevano fatto un servizio sui memes che si trovano su Facebook della somiglianza tra Giovanni e obiettivamente Berlusconi, perché sono dannatamente uguali. E nessuno si sa spiegare il motivo di questa somiglianza. Saranno i capelli, sarà un po' l'aria che hanno. Ok, andiamoci di cascata, ovviamente. Lacerazione. Ouch. Ecco qua. Ah, stranamente stavolta one hit che io. No, mi pare anche prima, non mi ricordo. Chi era il sopravvissuto? Beh, Sand Slash di sicuro. Raidon. Raidon. Che bello. Uno dei primissimi Pokémon disegnati, tra l'altro. Veramente bellissimo. Ed ecco che entra nuovamente cascata. Ma che ve lo dico a fare? Questa palestra sarà easy. Easy peasy lemon squeezy. 850 di exp. Brute Root sale al 50. Nice. Nidoqueen. Sì, facciamo così. Mandiamo in campo Venusaur, perché voglio mega evolverlo. Voglio vedere se ci riusciamo. Insomma, sarebbe la prima mega evoluzione della serie. Ecco qua. Eccolo lì il comando mega evoluzione. E facciamo mega assorbimento. Vediamo come le hanno fatte qua le mega evoluzioni. Belle come su X e Y. Beh, bellissimo. Veramente molto molto bello. Ed ecco qua che mega assorbimento entra in azione. Terremoto. Molto bella l'animazione anche di terremoto. Qua invece facciamo entrare una petalo danza grande quanto una casa, che dovrebbe condurci alla vittoria contro Nidoqueen. No, assolutamente no. Però penso che possa bastare per il turno seguente. Perfetto, vai. Venusaur, un'altra petalo danza. Chiudiamo la la partita così. Perfetto. E adesso ti sostituisco, perché l'ultimo Pokémon sarà Persian, se non vedo male. Cioè, aveva un Persian a fianco. Idropompa, no, grazie, perché tanto sei fisico, non ce ne facciamo nulla delle mosse speciali. Nidoking, perfetto. Mandiamo Gyarados. Vediamo se riusciamo a shottare questo Nidoking. Penso di sì, comunque. Vai Gyarados, conto su di te. Perfetto, facciamo cascata. Vediamo se può bastare. Male che vada lo facciamo tentennare, vero?
Ah no, vabbè, one shot. One hit, one KO. Ecco qua, sconfitto. 1111. È stata una dura lotta. 8000 poche dollari, vabbè, sono tantissimi, È stata una dura lotta e hai vinto tu. Come riconoscimento di questa vittoria, eccoti la medaglia terra. Te la meriti. Costantemente, questa è una cosa lunghissima. Come medaglia terra ti obbediranno i Pokémon in qualsiasi livello. A livello da prescindere al livello. Qualsiasi livello, a prescindere da chi sia il loro allenatore originale. È la prova delle tue abilità come allenatore di Pokémon. E adesso è tutto quello che ti serve per sfidare la Lega Pokémon. Prendi anche questa MT. È il mio contributo personale per la tua sfida alla Lega Pokémon. Terremoto. Finalmente, non sai da quanto la stavo aspettando. Un potente attacco che fa tremare la terra sotto i piedi. L'ho inventata io, tanto tempo fa, quando dirigevo questa palestra. Come posso rimanere a capo del Team Rocket dopo questa sconfitta? Basta. Da oggi non esiste più. D'ora in poi mi dedico solo a allenare i Pokémon. Chi lo sa, forse un giorno ci incontreremo di nuovo. Addio. Veramente una bellissima palestra. Mi è sempre piaciuta veramente da morire. Ah no, siamo obbligati, vedi, a passare da qua. Ok, abbiamo tutte e 8 le medaglie. Quindi direi che la nostra prossima direzione è assolutamente una soltanto. La Lega Pokémon. Vediamo cosa ha Pikachu da dirci. Ma quanto bellino. Quanto bellino. Grande Pikachu, così si fa. Ok, eccoci qua. Complimenti, ottimo lavoro. Certo che è stata una bella sorpresa. Chi avrebbe mai pensato che Giovanni stesse usando una palestra come nascondiglio? Ok, ho deciso. D'ora in poi mi occuperò io della palestra di Smeraldopoli. What? A dire la verità me l'aveva già proposto molte volte in passato, ma ho sempre rifiutato perché non mi piace starmene nello stesso posto per troppo tempo. Adesso però mi sento pronto. Diventerò io il nuovo capo palestra. Ottima idea. Grazie, grazie. Vedrai che un capo palestra come me e i criminali di Kanto ci penseranno due volte prima di farsi vedere in giro. Beh, è arrivato il momento di affrontare la Lega. Qui a sinistra c'è il percorso 22, seguilo e arriverai a destinazione. I Super 4 però sono degli allenatori davvero formidabili, ma sento che tu puoi sconfiggerli. Grazie, Blu. Questa cosa mi ha un attimino scioccato, è un po'... Questo gioco praticamente è un po'... Il gioco tramite tra questa e la seconda generazione, perché nella seconda generazione Blu è il capo palestra lì. Tra l'altro anche con un signor team. Però la vedo un po' come la scelta di serie B, la palestra, nel senso... Non sono riuscito a diventare il campione, quindi ripiego definitivamente su questa roba. Vabbè, che gli vuoi dire? Comunque, anche lui avrà diritto di dimostrare a tutti di essere forte. Torna quando vuoi. Oh yes, oh yes, oh yes. E siamo pronti, possiamo andarcene. Quindi raga, direzione sinistra, percorso 22, Lega Pokémon. Ovviamente non faremo in questo episodio la via vittoria, lo faremo nel prossimo, però ci dobbiamo comunque arrivare alla via vittoria. Cioè, quanti ricordi, sembra ieri, invece sono passati un po' di giorni. Frozen! Ti ho raggiunto, finalmente. Ho ottenuto anch'io la medaglia terra, e adesso possiamo andare alla Lega. Ho sentito che i Super 4 sono fortissimi, ma ora non possiamo proprio tirarci indietro. Ti senti pronto? Mostrami la tua determinazione lottando insieme alla tua squadra di Pokémon. Oh, una lotta seriamente dopo l'altra. Ma ci siamo curati? Sì, ci siamo curati. Ok, parte la sfida. Pidgeot, eccolo. Ottimo Pokémon, Pidgeot. Ce l'abbiamo anche noi un Pidgeot. L'ho messo nel box perché pensavo fosse utile per volo. E invece no. Ok, eccoci qua. Andiamo a fare cascata. Massacriamolo. Ok, tentenna. No, niente. Mi sa che non può più tentennare con cascata. Però qua c'è Etere Lama che fa malissimo. Ma vedi, i livelli ce li ha belli interessanti, eh. Ah, oh, sono belli fighi. Però mi sono dimenticato di insegnare Terremoto. Avrei potuto one-shotare il suo carissimo Jolteon. Ma ce ne siamo scordati totalmente. Vabbè. Che ve posso di Jolteon, ecco, infatti, come vi ho appena detto. Chi possiamo andare? Possiamo provare con Hitmonchan. Insomma, tira certe legnate che sono veramente... caratteristiche, anche se non lo sto usando molto, Penso che ripiegherò su altro il prima possibile. Nonostante vi avessi detto che questo era il team definitivo. Fuoco pugno, vai, andiamo. Tuono, così, in scioltezza. No, vabbè. Che animazione bellissima, raga. State scherzando? Io in compenso non gli faccio niente.
Tuono, 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 tuono. E io ti mando Venusaur. Tu mi fai tuono e ti mando Venusaur. Sto pensando di insegnare terremoto a Venusaur. Perché insomma, i Pokémon fuoco non se lo aspettano un bel terremoto. Eccolo qua, un altro tuono. Terremoto, un bel terremoto intendo, da Venusaur. Non sarebbe male. Probabilmente ho detto tuono, ma vabbè. Mega assorbimento o parassiseme? Mega assorbimento. Mi ha fatto un po' di danni e non mi fanno gioia. Cioè, basta però, lo stai spammando, eh? Ma perché gli entra sempre? Cioè, a me non entrava mai quando ero bambino. Infatti, da quel momento l'ho sempre odiato. Basta, non lo voglio più. Ah, va. Un po' di curata. Quanto? 20 PS? 26, dai, ci sta. Petalo danza. Vedi? Schivato. Ci sta. Petalo danza. Ciao, ciao. Opla, che bomba. Mentre mi tocco i baffi, penso al prossimo Pokémon. Chi sarà? Marowak. Sì. Beh, non immaginavo che si tenesse Marowak fino a questo punto. Nel senso, non mi immaginavo che tenesse Cubone e che si evolvesse in Marowak. Ha senso ai fini della storia, cioè è una cosa molto molto bellina. Però allo stesso tempo, boh, un po' me. Non saprei come. Cascata. Ed eccolo qua. Ciao ciao Mar. No, non ci credo. Adesso mi fa qualcosa. Ah no, fuoco l'energia. Fighissimo. Questo è tipo Super Saiyan. Sono pronto alla lotta. Sgranocchio, vai. Tanto. No, sei serio? Non me l'aspettavo la pozione Max. Cioè, non me l'ha usata nessuno ancora. Sei il primo a usarmela. Che tenero. Vabbè, sono costretto a fare cascata. Volevo fare sgranocchio e liberarmene subito, invece no. Meno male che non ho fatto coda di drago. Coda drago, non coda di drago. Coda drago, devo ficcarmelo in testa. Ok. Sconfitto, 774. Prossimo Pokémon. Vileplume. Non ho nessuno fuoco, fuori te. Però, fuorché te, direi che mando Gengar. Psichico, penso che faccia più male. Che, penso, eh. Che bello, madò. Troppo grosso. Ok, andiamoci di psichico assolutamente. KO. No, mezza vita però. Neanche. Petalo danza. Mi fa un quarto di quello che dovrebbe. No, neanche. Porca miseria. Perché fa così tanto danno? Perché fa così tanto danno? Spero di beccare il danno alto e di shottarlo. Perché sennò manda KO a Gengar. Gengar, ma sei inutile. Cioè, ma che diamine? Ma che diamine, Gengar? Ti sostituisco, eh. Non ti voglio più in squadra. Porca miseria, però questo Vileplume. Di cosa è fatto? Vabbè, andiamo a Hitmonchan. Va. Fuoco fatuo. Sì, fuoco fatuo. Fuoco pugno è buona per tutti. Mandiamo a nanna questo Vileplume. Ecco qua, fuoco pugno. Ciao ciao. Sconfitto alla grandissima. Livello 47, pretty good. Tonks allenatore, mi spiace per te, ma hai perso. Frozen, fin da bambino ho sempre pensato di dover essere io a trainare te. Ma ora mi rendo conto che le tue abilità da allenatore sono decisamente superiori alle mie. È la prima volta che provo questo senso di sconfitta. Ma non sono ancora disposto ad arrendermi definitivamente. Chi l'avrebbe detto che le lotte di Pokémon fossero così appassionanti? Ad ogni modo. Potrà sembrarti una richiesta un po' stupida, ma lascia che vada per primo. Non è stupida, io lo so a cosa stai puntando, però vabbè. Comunque andiamo, procediamo oltre, ragazzi. Arrivato il tempo di entrare all'interno della struttura che verificherà se abbiamo tutte le carte in regola per andare alla Lega. Solo gli allenatori più forti possono passare. Questa è la medaglia sasso, passa pure. Ok. Perfetto. Qua ci dovrebbe essere. Ok, un altro. Perfetto. Medaglia cascata. Medaglia tuono. Perfetto. Qua c'è quello di Erika. Eccolo qua. Medaglia acrobaleno. Benissimo, passa pure. Ma cos'è quello? È la guardia. È un allenatore. Ah no, ok. Medaglia anima. Ok, andiamo. Cos'è questo?
Prima di procedere oltre. Cos'è? Dai. Bacca lampon dorata. Buttala. Tanta roba. Per fare le catture con leggendari. Sai che figata. Quasi obbligatoria. Medaglia palude. Eccola qui. Qua non c'è nulla, vero? Già, non c'è niente. Qua iniziano a spawnare un po' i Pokémon. Sembra così, ma ci sono tanti Pokémon interessanti qua in zona, eh. Medaglia vulcano. Che è la penultima. E adesso andiamo verso la nostra ultima medaglia. Cioè, o meglio, l'entrata della via vittoria. Ed eccola qua, medaglia terra. Perfetto. Beh ragazzi, possiamo dire che abbiamo fatto tutto il necessario. Vi aspetto nel prossimo episodio, dove andremo a affrontare la via vittoria. Teoricamente il posto più difficile da affrontare per noi allenatori. Lo scopriremo appunto nel prossimo episodio. Vi ringrazio come sempre per la visione. Ricordatevi un mi piace, ricordatevi la domanda del giorno. E vi aspetto, non mancate assolutamente. Vi saluto davanti a questo nidorino al 40 appena catturato. Alla prossima.